Buon pomeriggio a tutti, ben trovati dalle nostre case, nuovo appuntamento con Intercalling. Oggi in compagnia di due nerazzurre, Lisa Alborghetti e Roberta Dadda. Ciao ragazze. Ciao. Allora, innanzitutto vi chiedo come state e come state vivendo questo momento così particolare. Chi vuole iniziare? È uguale. Vai Lisa. Vado io? Vai. Io sto bene, grazie mille. E un momento particolare, lo viviamo cercando di stare sereni come si può. Purtroppo io vivo in una zona non molto tranquilla, però si cerca di andare avanti. Pensiamo alle cose positive. Dove vivi tu, Lisa? A Nembro. Ah, proprio uno dei paesi più colpiti. Io sono di Nembro e i miei genitori li alzavano a Lombardo, quindi siamo proprio nel boom. Diciamo che è stato un mese abbastanza complicato per tante cose. Adesso l'ho un po' dappertutto, a dire la verità, però sì. Tu invece, Roby? Tutto bene, grazie mille. Niente, come si vive questa reclusione? È difficile perché bisogna restare in casa e quindi è difficile fare qualsiasi cosa che noi possiamo fare. Magari se devi uscire a fare un qualcosa, non si può fare gli allenamenti, diventa difficile anche quello. Però, come diceva la Lisa, purtroppo c'è gente che sta peggio, per cui sono fortunata che tutti i miei cari stanno bene. E quindi va bene così. E questo è sicuramente la cosa più importante. Citavi gli allenamenti, Roby, com'è allenarsi da sole a casa? Ho visto che tu hai attrezzato però il terrazzo, mi pare di aver intravisto da una story su Instagram. Sì, esatto, fortunatamente ho un terrazzo abbastanza grande, per cui adesso che si sta benissimo di fuori, porto tutti gli attrezzi fuori e cerco di allenarmi all'aperto, perché secondo me non c'è cosa più bella che allenarsi fuori. Quando lo facevo in casa, insomma, era un po' difficile perché sempre chiusa dentro in casa, invece già quando vai fuori le cose cambiano. Poi è chiaro, non è come allenarsi sul campo, mi manca la palla. E mi mancano tutte le mie compagne e tutto lo staff, però cerco di comunque fare quello che ci ha dato il prof e niente, quindi nella speranza che prima o poi, prima possibile, si riesca a tornare sui campi. Tu, Lisa, invece ho visto che quando ti alleni molto spesso hai due spettatori speciali e uno peraltro è alle tue spalle proprio adesso, che non si sta allenando però. Mai, ma neanche non sono spettatrici, sono disturbatrici. No, vabbè. Io ho la fortuna di avere il giardino, quindi quale volte che mi alleno in casa è perché pioveva, se no ho questa fortuna di avere un bel giardino fuori, e mi arrangio lì, sono abbastanza attrezzata e ho anche questa fortuna. Loro sono sempre in mezzo alle scatole, però vabbè. Fanno compagnia comunque. È anche difficile allenarsi spostandoti, cercare di evitarle, non è neanche tanto facile. Eh sì, però si aumenta il coefficiente di difficoltà. Roby, tu avrai sicuramente più tempo libero da dedicare allo studio, so che stai studiando per diventare osteopata, ecco, adesso il tempo non ti manca. Sì, esatto, infatti tra gli allenamenti che devo fare, lo studio, poi sto facendo anche le lezioni perché alcune lezioni che abbiamo la possibilità di fare teoriche le facciamo online. E quindi ne ho fatte una ieri, una sabato, adesso ce l'avrò dopo Pasqua, per cui un po' il tempo viene occupato da tutte queste cose. Sicuramente sto studiando più di prima, perché giustamente prima avevo veramente poco tempo, e quindi sto dedicando questo tempo a quello che sarà il mio futuro. Brava Roby. Lisa, invece so che tu hai un sacco di passioni, peraltro alcune molto particolari. Mi hanno detto che sei un'appassionata di motocross, di giardinaggio e di falegnameria. Raccontaci un po'. No, allora, oddio, che ho spoilerato. Allora, partiamo dalle motocross. Diciamo che più sui motard, quelli che vanno per strada, perché le motocross fanno esibizioni. Io ce l'avevo quando ero piccolina, dai 14 anni che ho fatto il patentino fino ai 21, perché poi l'ho abbandonata. Avevo il motard e quindi mi piaceva, cioè, mi piace tuttora, però non si può giustamente.
E quindi sì, mi piacerebbe in un futuro prossimo, quando smetterò di giocare, ricomprarmela, sempre che il marito consenta. Giustamente. Per il giardinaggio, avendo appunto giardino, me la cavo, ma non sono capace. Cioè, ci provo, mi arrangio come posso, mi piace, poi mio papà mi spiega per l'orto, queste cose qui. E la falegnameria sto costruendo qualcosa adesso, che è una sorpresa, che vediamo cosa esce. Ah, bene. Ci terrai informati però sui social, potremo scoprirlo anche noi. Certo, assolutamente. Se stai in piedi, sì. Perché siamo molto curiosi a questo punto. Roby, invece, hai passioni adesso che hai più tempo libero? Hai riscoperto qualche hobby in particolare? Sì, allora mi piace leggere, per cui mi sono posta di leggere qualche libro, ne ho appena comprati tre, uno l'ho appena iniziato e gli altri due spero di riuscire a leggerli anche loro. Poi mi guardo qualche serie TV, mi sto riguardando le serie TV di Friends perché mi piacevano un sacco, già le avevo viste ma le sto rivedendo perché mi fanno troppo ridere, così almeno sorrido un po' in questo periodo. E poi sto riscoprendo che il giardinaggio, nel senso che sul terrazzo ho dei vasoni che erano rimasti lì e non avevo mai più toccato e li sto sistemando e vorrei andare a prendere i semi per seminare qualcosa. Quindi ho riscoperto questo nuovo hobby che per me era una cosa che non avevo mai fatto. Bene, quindi una passione che condividete, quella del giardinaggio. Lisa, invece, volevo sapere da te a casa chi cucina, perché qualcuno mi ha detto che stare dietro i fornelli non è che proprio ti appassioni particolarmente. Disastro. Allora, devo ammettere, e sono molto fortunata, che il mio compagno cucina, gli piace cucinare. Quindi lui, quando può, cucina. Ovviamente, quando arriva a casa dal lavoro a mezzogiorno, cucino io. Ma è uno sforzo proprio. Sì, sì, sì. Io sono quella più dinamica. Lui è molto bravo a cucinare, quindi lasciamo farla a lui, no? Giustamente, se hai questa fortuna. Roby, tu invece come te la cavi i fornelli? Lasciamo perdere. No, nel senso, no, è una cosa che mi piace, però secondo me ci vuole del tempo. Quindi magari adesso che sono più a casa, magari ci metto, cioè mi impegno di più, ma di solito che sono veramente sempre di fretta faccio le cose veramente veloci e perché il tempo è poco, però se uno ha tempo secondo me è una cosa, cioè una cosa che mi piacerebbe comunque imparare a fare, cioè cucinare piatti un po' più sofisticati, ecco. Bene, io vengo a casa se vuoi, Va bene, ti aspetto, Lisa. È quello, no? Dopo tutto questo periodo ti aspetto. Va bene, e dovrà testare se sarai realmente migliorata a questo punto. Esatto. Roby, l'anno scorso so che allenavi le Under 10 dell'Inter. Com'è stata questa esperienza? Ti piacerebbe rifarla? In un futuro ti vedresti nelle veste di allenatrice domani? Allora sì, allenavo le Under 10, è stata una bellissima esperienza perché loro sono fantastiche. L'anno scorso erano ancora più piccole rispetto a quest'anno, per cui bellissimo. Ti danno tantissimo, è un'esperienza che, allora, non è facile, nel senso che comunque così piccole ti senti anche un po' responsabile di educarle nella maniera corretta a livello calcistico e non, per cui bisogna stare attenti a qualsiasi particolare, quindi non è così semplice, però è bello perché poi vedi veramente tanti miglioramenti dall'inizio fino alla fine, e perché loro cambiano anche durante l'anno fisicamente, cambiano un sacco, quindi ci sono tante cose che ti danno la soddisfazione di dire cavoli, però stai facendo le cose bene, o comunque anche loro stanno percependo quello che tu gli trasmetti. In futuro vediamo, perché allora adesso devo finire questa scuola, poi si vedrà, nel senso che certo sicuramente mi piacerebbe continuare a stare sui campi e poi vedremo, insomma, sicuramente è un pensiero che farò. Lisa, tu e Roberta da quanto tempo vi conoscete? Perché avevate già giocato insieme in passato. 10 anni, 15. Sì, anche di più. Tantissimo.
Quindi è stato... Beh, quanti anni avete trovarvi, immagino. Bellissimo. Sì. È stato inaspettato, ma bellissimo. Cioè, veramente. Proprio un'emozione... Sembra, cioè, sembra che non ci siamo mai divise. Oh! Tra l'altro, vi vedo spesso, Roby, anche in compagnia di Regina e Stefania. Formate un po' il gruppo... Siamo delle senior, siete un po' le sorelle maggiori anche delle compagne di squadra più giovani? Sì, siamo tanti insieme noi, ma perché come dici tu magari siamo quelle più grandi, quindi abbiamo un po' più da condividere. Però penso che la squadra sia una bella unione di giovani, vecchi e poi vabbè, io sono ancora più grande rispetto a Lisa, Regina, per cui ho Atare. Però poi Lisa e Tare le conosco da un sacco, abbiamo giocato insieme, abbiamo condiviso tantissimo, tante gioie, tanti pianti e quindi con loro è stato come, veramente come ha detto la Lisa, non essersi mai lasciati, insomma. E Regina invece l'ho conosciuta l'anno scorso quando è iniziato e anche con lei mi sono subito affezionata e quindi è nato subito questa amicizia e quindi quando sono arrivate loro quest'anno è stato un attimo, insomma, creare la sintonia. Lisa, in mancanza di Stefania Tarenzi, ho visto che hai trovato un'altra vittima per i tuoi scherzi, ma non è andata proprio come speravi, o sbaglio? No, ho provato a farlo al cane, ma niente, mi ha fatto Allora proviamo, però mi ha fregato perché appoggiando una cosa in cucina ha fatto un buff, ma è rimasto impassibile. Io ho visto la faccia del tuo fidanzato, diceva tu proprio, non si è scomposto. Basta cosa sta facendo, sì poverino, guarda, devi sopportarmi troppo. Giustamente devi mantenerti in allenamento anche su questo, per quando... Infatti, se qui quando torniamo, preparati. Ma Massi non è come Tare, però. Come Tare nessuno. Agisce così. No, lei si spaventa sempre. Cioè, ne fate 10 nell'arco della giornata e si spaventa sempre comunque, tutte 10. È proprio una gioia. Da soddisfazione. Ma da soddisfazione. È per quello che la fai poi a non farglieli, perché cioè, ti dà proprio soddisfazione. Poverino. Roby, invece volevo parlare con te di un aneddoto un po' curioso che ti riguarda, ce l'avevi raccontato in realtà l'anno scorso, perché tu hai sempre giocato in Serie A, poi hai deciso di mettere la maglia dell'Inter la passata stagione quando l'Inter ancora era in Serie B, quindi hai fatto il passo di scendere di categoria per avere più tempo da dedicare allo studio. In realtà dopo una stagione dove sei ancora in Serie A, è curiosa questa cosa. E si sono un po' cambiate tante cose, no? L'anno scorso avevo scelto di scendere appunto perché volevo studiare, avere più tempo anche per quello che sarà il futuro. Poi quest'anno mi era stato chiesto appunto di restare, di aiutare comunque la squadra e di aiutarla soprattutto per quanto riguarda anche le più giovani. Perché comunque, come ho sempre detto, c'è un grande potenziale e questi giovani devono crescere, tutto lì, insomma, un po' come è successo a Brescia. Quindi allora ho accettato la sfida, ho incastrato tutti i miei impegni, però ce l'ho fatta, insomma. Mi è andata anche bene anche con le varie lezioni di osteopatia. Adesso sarà un punto di domanda il capire quello che sarà, però vabbè, va bene, l'importante è uscire da tutta questa situazione, poi si vedrà. E quindi niente, mi sono ritrovata di nuovo felicemente comunque a giocare in Serie A, almeno così magari chiudo in Serie A. Bellezza. Sì. Cosa Lisa? Cosa? Chi vuoi di poi che sei giovane? Sì, vediamo dai, adesso è ancora presto. Lisa, invece mi racconti un po' com'è nata la tua passione per il calcio? C'è stato qualcuno magari della tua famiglia che ha contribuito in questo oppure è tutta farina del tuo sacco? No. Allora, io ho un fratello più grande, quindi ovviamente in casa si giocava quello. E poi in realtà è stata mia mamma a volermi iscrivere. Contrariamente a
alle voci che comunque c'erano quando ero piccolina io, che le femmine non potevano giocare a calcio, bla bla. Lei ha voluto iscrivermi perché un suo amico allenava la squadra. Io ho iniziato quando avevo 4 anni, quindi ero veramente piccola. E poi da lì basta. Ha cercato in tutti i modi di dissuadermi, farmi fare ginnastica artistica. Penso che era quello che mi piaceva fare. E allora, da quando ho 4 anni, non ho più smesso. Sono un po'... Sì, un sacco di anni. È stata molto fortunata avere entrambi i genitori che hanno supportato questa cosa, perché non sempre purtroppo è così. Assolutamente, questo è sicuramente importante. Roby, invece tu, prima di scegliere definitivamente il calcio, hai praticato anche altri sport quando eri giovane? Purtroppo sì, no, dai, scherzo. Anch'io all'inizio ho fatto ginnastica artistica, ma è durata pochissimo perché non ero proprio adatta. Poi dopo quello sono andata a nuoto e ho fatto un sacco di anni a nuoto, però nel frattempo giocavo anche. E poi ho fatto pallavolo, però anche lì 2 anni, perché comunque la mia passione era giocare a calcio, quindi ho continuato. E alla fine anche con i miei genitori, che gli rompevo, voglio andare a giocare, e sono riuscita a trovare una squadra femminile vicino a casa, e quindi da lì poi ho iniziato, e poi è diventato il percorso, insomma, vero e proprio di giocare una squadra femminile, mentre prima giocavo un po' con i maschietti, insomma. E quindi ho iniziato prima, perché avendo trovato questa squadra subito ho detto: io voglio andare con loro. E quindi con loro ho fatto un anno dove facevo solo gli allenamenti, e poi dopo, quando ho compiuto i 14 anni, niente, poi ho iniziato dalla serie D e sono salita a serie C e poi serie A. Lisa, tu invece, ho scoperto che quando eri piccola, oltre al calcio, avevi anche un'altra passione, uno sport, chiamiamolo sport, meno dinamico, meno di movimento, ma in cui è importante usare la testa. Gli scacchi. Ah, pensavo il sonno, Lisa. Aiuto. Non è vero che giocavi a scacchi quando eri piccola? Sì, è vero. Ho fatto 2 anni di fila i tornei, ma ero piccolina, ero alle medie forse, avevo 11-12 anni. Avevo anche la tesserina della affiliata, sì. Però basta, poi da lì non ho più giocato. Giocavo ogni tanto col papà in casa, però sì, ho fatto 2 anni quando ero piccolina. Stranamente riuscivo a stare ferma sulla sedia. Bene, dai, questo pomeriggio abbiamo scoperto tante cose di voi che magari non sapevamo. Provando invece a tornare un po' più serie, che cosa vi sta insegnando questo momento? Anche con le vostre compagne di squadra ci siamo presi un momento per fare un po' una riflessione più ampia di che cosa significa tutto questo e che cosa magari sta facendo riscoprire anche in positivo questo isolamento forzato, Roby. Beh, sicuramente io, non essendo a casa con i miei genitori, o comunque con i nipoti, mio fratello, mia cognata, il fatto di non riuscire a vivere, cioè a vivere con loro, comunque la lontananza dei cari, il fatto che non puoi vedere quando vuoi, insomma, anche questa cosa, un po' anche la libertà personale, il fatto di non poter uscire, o comunque se devi uscire è quasi sempre un rendere conto, devi uscire con un'altra certificazione, devi fare determinate cose, quindi ti senti un po' anche, cioè, privato di quella che è la nostra, ognuno che ha la propria libertà, quello che è, insomma, la nostra libertà. Però dall'altra parte è tanto tempo per riflettere, io che sono una persona, insomma, abbastanza riflessiva, rifletto su tante cose e penso che in questo periodo ci serva anche per prendere tante decisioni, nel senso che rifletti tanto e hai tanto tempo per pensare, quindi di capire anche tante cose e di capire anche il fatto che nella vita che facevamo prima eravamo troppo frenetici, troppo pensavamo, non so, l'allenamento, devo fare questo, devo fare altro, devo studiare, devo andare a scuola, cioè, e non ci prendevamo mai del tempo magari anche per noi, per i nostri cari, per, non so, magari mi dicevo vengo dopo domani, vengo in mancia adesso, magari gli direi vengo subito, ecco, insomma. Quindi il fatto proprio di vivere quelle che sono poi le persone fondamentali nella vita di tutti noi, ecco.
Poi il fatto comunque di anche essere lontano dai campi, magari pensi a che cosa, cioè pensi se questa cosa ti possa mancare veramente, visto che ci lamentavamo insomma sempre di quanti allenamenti facevamo, insomma, essere sempre a interello. Però alla fine, vedi, sono queste le cose, la passione che hai, vedi, che ti manca fondamentalmente, nonostante tutte le lamentele, nonostante tutti gli allenamenti, vederci tutti i giorni, però poi ci sono anche compagni di squadra che ti mancano e dici, cavoli, però prima, tra un po' ci stavamo, ci vedevamo sempre, adesso invece a me mancano, manca lo spogliatoio, manca tante cose, le risate sul campo, ecco. Poi dall'altra parte dico, sono fortunata perché come dicevo prima c'è veramente gente che sta peggio oppure gente che ha perso i propri cari anche senza vederli, senza poter fare un ultimo saluto. Io purtroppo ho vissuto la morte della nonna che, vabbè, per fortuna non di coronavirus, però insomma è stata quasi un momento surreale perché veramente non riesci neanche a capire quello che sta succedendo, non riesci a salutarla, non riesci veramente a fare niente perché comunque adesso ci sono determinate leggi insomma che dicono che determinate cose devono essere fatte in una certa maniera, per cui ti rendi veramente conto di quali sono insomma i valori veri che secondo me un po' abbiamo lasciato perdere ultimamente, ecco, insomma. E poi il fatto che comunque la natura in questo momento ci sta dando lei uno stop, insomma, perché se non l'abbiamo dato noi prima, adesso lei ci sta pensando da sola a farci capire determinate cose, ecco. È proprio, proprio vero. Lisa, vuoi chiudere tu con la tua riflessione? Io mi riallaccio all'ultima cosa che ha detto. Vabbè, le altre cose ovviamente concordo e penso siano motivo di riflessione per tutti, il fatto dei propri cari, della propria famiglia e dei propri affetti. L'ultimo punto, secondo me, l'ha centrato. Io credo molto in questa cosa, perché probabilmente ci stiamo autodistruggendo, ma non lo capiamo fino in fondo, finché non ci picchiamo la testa. Speriamo che finita tutta questa cosa ci sia servita da lezione, perlomeno. Tornare alla vita di prima, secondo me, spero sia impossibile, nel senso che, ripeto, tutto questo casino, tra virgolette, che è successo, speriamo ci serva qualcosa, speriamo ci serva a dar valore a cose più importanti che non sono i soldi, ma che è il tempo da passare con i propri cari, da spendere con la natura, da rispettare le persone che sono quantomeno in difficoltà rispetto a quello che possiamo essere noi, insomma, attivare quell'emotività che alle volte secondo me ci manca per tante cose, che possono essere i soldi, possa essere il lavoro, l'ambizione. Questo spero che me in primis possa esserci, ecco, d'aiuto, tra virgolette, cerchiamo il positivo di questa cosa. Speriamo, non lo so. Siamo positivi. Mi trovo perfettamente d'accordo con voi, mi unisco al vostro bel pensiero e vi ringrazio anche per questa chiacchierata, ci siamo presi anche qualche momento di svago, di divertimento, ci vuole ogni tanto e speriamo di riabbracciarci presto sul campo. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Ciao ragazze. Grazie a te. Ciao. Ciao.